Tra gli stand del Summit 2009 abbiamo lo stand dell'IPASVI e abbiamo qui con noi la professoressa Loredana Fabriani, direttrice del corso di laurea in infermieristica e scienze infermieristiche dell'ospedale Forlanini. Dottoressa, che cos'è l'IPASVI? L'IPASVI è l'acronimo di infermieri professionali, assistente sanitario, vigilatrice d'infanzia. Nasce nel 1954, abbiamo compiuto 5 anni fa 50 anni. Nella fattispecie è il collegio provinciale, questo nostro, di Roma, e il nostro presidente è il dottor Gemaro Rocco, però abbiamo anche una federazione nazionale, la cui presidente è la dottoressa Silvestro e il vicepresidente è il dottor Gemaro Rocco. E abbiamo a Roma 27.000 iscritti e invece sul nazionale sono 370.000 infermieri e vengono formati, adesso penso che tutti siano a conoscenza, ma ricordiamolo, infermiere diventa infermiere con 3 anni di corso di laurea, occorre una maturità quinquennale per poter accedere a questi corsi, dove ci sono diversi percorsi dopo formativi, uno di questi è la laurea scienza infermieristica, che è una laurea biennale, quindi ci ricolleghiamo al 3 più 2 come la laurea in architettura, in ingegneria, in altre facoltà. Poi abbiamo anche altri percorsi come il dottorato di ricerca, abbiamo dei master di primo e secondo livello. Lascerei la parola al collega per dare qualche altra informazione. Penso che siano interessati anche all'evento Summit di questi giorni nella fattispecie. Certo, volevo chiedere al dottore qual è l'importanza della vostra presenza, della presenza dell'IPASVI qui al Summit 2009. Ma questa è una grande opportunità per noi infermieri, intanto per confrontarci con altre figure professionali sanitarie in questa realtà complessa dove la sanità in realtà sta dando grande contributo, insomma, a quella che è poi l'aspetto assistenziale. E questo stesso forum ha dato anche valore a quella che è la professione infermieristica, quindi rispetto all'evoluzione non solo storica e dell'importanza della nostra professione, ma poi rispetto all'educazione continua in medicina che ha come peculiarità quella della giornata continuo è la formazione permanente in ambito sanitario, dove proprio l'assistenza diventa il fulcro e diventa praticamente complessa rispetto anche ai bisogni che sono cambiati dell'utenza.